Stage Alessio Fegali. Per Alessio Figalli, 34 anni, romano, un trionfo. A Rio de Janeiro, il Congresso Internazionale dei Matematici gli ha assegnato la medaglia Fields, il più alto riconoscimento in questo campo. Il 1 agosto 2018, a Rio de Janeiro, il Congresso Internazionale dei Matematici, che si tiene ogni 4 anni, consegna la medaglia Fields a 4 matematici. Per la seconda volta nella storia, uno di essi è un italiano, è Alessio Figalli. Alessio Figalli nasce a Roma il 2 aprile del 1984, studia al Liceo Classico Vivona di Roma e dal 2002 alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si laurea in matematica un anno in anticipo rispetto al normale corso di studi. Consegue un dottorato di ricerca e viene nominato ricercatore del CRNS. Insegna all'École Polytechnique di Parigi e all'Università del Texas di Austin. Oggi ha una cattedra presso il Politecnico Federale di Zurigo. Per me la matematica era sempre stata una materia che mi piaceva, mi affascinava un po' il suo rigore, mi affascinava molto questa struttura esatta dove alla fine tutti i pezzi si mettono insieme e tutto è certo. Ho l'inquadratore. Figalli si laurea con una tesi dal titolo Trasporto ottimale su varietà non compatte e consegue il dottorato con la tesi Optimal Transportation and Action Minimizing Measures. Lavora nel campo dell'analisi matematica, in particolare del calcolo delle variazioni, delle equazioni differenziali e delle derivate parziali. Per lo studio che lo condurrà al Fields, Figalli esamina attentamente la matematica della natura. Partendo dall'osservazione dei cristalli, passa a quella delle nuvole e riesce a capire che il movimento con cui si muovono le particelle soddisfa la teoria del trasporto ottimale, il migliore e il più efficiente metodo per trasportare qualcosa da una posizione ad un'altra. Ho cercato sempre di essere mosso molto la passione, la realtà è che non ho mai scelto il problema perché con quello ci potevo vincere la medaglia. Ho sempre cercato di scegliere i problemi che mi affascinavano, problemi che consideravo importanti. Ci vuole anche fortuna, poi a un certo punto il fatto di riuscire a risolvere un problema difficile prima degli altri, magari che è stato aperto per tanti anni, è anche una coincidenza, nel senso che uno arriva al momento giusto con l'idea giusta. Chiaramente per un'idea che uno prova, 20 non funzionano e una funziona, anzi, pure peggio. Però quando funziona magari hai risolto il problema giusto. Sulla medaglia Fields c'è scritto in latino transire sum pectus mundoque potivi, che in italiano significa trascendere i propri limiti e dominare l'universo. Figalli in un'intervista dichiara di non sapere se si riconosce pienamente in questa affermazione, che da una parte porsi dei limiti è una delle cose peggiori per le discipline scientifiche, ma che dall'altra darsi un obiettivo come dominare l'universo non è facile. Dice comunque che ha sempre fatto del suo meglio, lasciando che le cose accadessero seguendo il corso naturale degli eventi. Figalli è sicuramente un grande talento, non solo perché è un grande matematico per gli studi, il lavoro, le scoperte, ma perché ha saputo fare della sua passione la propria vita. La sua passione per la matematica, che ha scoperto quando andava ancora al liceo, quando aveva 16-17 anni, si è avvicinato a questo mondo. Ha scoperto che gli piaceva, che era bravo, e ne ha saputo fare gli suoi studi, il suo lavoro, insomma la sua vita. E questo fa di lui un uomo da cui prendere esempio.